Bene, cari studenti, eccoci di nuovo qua a parlare del processo di unificazione italiana. E dobbiamo a questo punto fare riferimento a quanto era stato fissato, come abbiamo visto, dal congresso di Vienna, l'Italia divisa in una serie di stati sovrani, molti di quali retti da dinastie legate agli Asburgo d'Austria, il Lombardo-Veneto sotto il controllo diretto degli Asburgo, era un vicerame dell'impero austriaco, e poi c'era il ducato di Parma con Maria Teresa d'Austria, la ex moglie di la moglie fino alla morte insomma, di Napoleone e figlia dell'imperatore austriaco. Il ducato di Modena, piccolo Diciamo dominio d'Italia territoriale. settentrionale, era sotto la sovranità di Francesco IV d'Este. Anche lui però in Asburgo Est, quindi imparentato anche lui con gli Asburgo, erede della gloriosa dinastia degli Estensi che, come ricorderete, reggeva i Ferrara e poi progressivamente Ferrara fu restituita allo Stato Pontificio, restò a governare il Ducato di Reggio e Modena. E in Toscana c'erano gli Asburgo Lorena, i re di quel Leopoldo, Pietro Leopoldo, che si fece, ricorderete, nel 700 promotore dell'abolizione della pena di morte sulla scorta del testo di Cesare Beccaria dei diritti e delle pene, e poi c'era lo Stato Pontificio sotto il governo del Papa e il Regno di Napoli sotto i Borboni, che si era trasformato nel Regno delle Due Sicilie, con il risultato di rendere uniforme la legislazione del regno, laddove in precedenza invece il Regno di Sicilia aveva goduto di una certa autonomia rispetto al Regno di Napoli, creando anche in questo caso forti tensioni con la nobiltà, il notabilato siciliano. Quindi abbiamo questi regni restaurati, no? Con qualche piccola variazione, l'abolizione, per esempio, abbiamo visto della Repubblica di Venezia del Regno e della Repubblica di Genova. Questo è il quadro. Come si passa questo quadro all'unificazione nazionale? Beh, il processo non è immediato. Innanzitutto, chi metteva in discussione l'ordine della restaurazione? Vari gruppi, ex Napoleone, diciamo, militari degli eserciti napoleonici, liberali, a suo tempo ostili a Napoleone, perché Napoleone era un despota, quindi gruppi liberali, gruppi democratici, abbiamo già visto un po' questi schieramenti, come generalmente si distribuiscono, eredi delle fazioni in cui si erano divisi i patrioti della Rivoluzione francese. Bene, in Italia, questi patrioti, questi che volevano mettere in discussione l'ordine di Vienna, erano organizzati in prima fase nelle società segrete, ma addirittura società segrete era la massoneria. Però in questa fase, più che la massoneria e le relative logge, erano operanti altre associazioni segrete più legate anche alla cultura e ai temi romantici, la carboneria diffusa nel Regno di Napoli e da lì poi diciamo allargatasi nei domini del nord, la letteria in Grecia per uscire dall'Italia, i comuneros in Spagna e vari gruppi negli altri paesi. Sempre in Italia, oltre che in altri paesi, operavano altre associazioni, tra le quali, sempre segrete, gli Adelfi, i Sublimi Maestri Perfetti, insomma, varie segrete che avevano di mira la messa in discussione dell'ordine della restaurazione. Ma queste società segrete come erano organizzate? Appunto, in modo segreto, talmente segreto che spesso gli stessi loro adepti non sapevano quali erano gli obiettivi della società stessa. In alcune società, come la carboneria, verosimilmente gli obiettivi erano piuttosto confusi. Si voleva rimettere in discussione l'ordine della restaurazione, ma in precedenza queste stesse società segrete combattevano Napoleone, quindi le idee non erano molto chiare. Erano contro i principi illuministici in favore di una concezione romantica o erano favorevoli a alcuni principi illuministici ereditati dai liberali? La cosa non era chiarissima. Sicuramente volevano maggiore libertà, maggiore diritti civili e politici per le borghesie del tempo, quindi il mondo degli artigiani, il mondo dei professionisti, degli intellettuali, molti docenti, professori erano partecipi di queste associazioni, pochissimi membri del popolo basso, quindi operai, per non parlare dei contadini, in gran parte analfabeti, quindi questa classe dirigente borghese messa in secondo piano dalla restaurazione si raccoglieva spesso attorno a queste associazioni segrete e molti militari che avevano militato nell'esercito di Napoleone o eserciti che erano stati in qualche modo associati a quello di Napoleone. Questa è un po' la configurazione, con obiettivi abbastanza confusi. Un po' più chiaro gli obiettivi dei
dei sublimi maestri perfetti, costituiti dal rivoluzionario Filippo Buonarroti, che aveva a suo tempo militato tra le file dei congiurati di Gracco Babeuf durante la congiura degli Eguali del 1796 in Francia. Questo Babeuf con Buonarroti volevano creare in Francia una sorta, durante la rivoluzione, l'epoca del direttorio, volevano creare uno stato più giusto dal punto di vista sociale, facendo in modo che l'eguaglianza civile e politica realizzata in quel paese diventasse anche un'eguaglianza di tipo economico, ideali in qualche maniera comunisteggianti, mettere in comune la proprietà privata, che erano presenti anche in alcuni autori illuministi del Settecento, come Mably e Morelli, autori non molto, diciamo, rilevanti in quell'epoca, che però avevano lanciato certi semi. Buonarroti vuole realizzare qualcosa del genere in Italia, organizzando la sua associazione in tre livelli. Il livello più basso, era quello degli adepti diciamo, del primo ordine, che sapevano che la società voleva rimettere in discussione l'ordine della restaurazione secondo principi di ordine di carattere liberale, ripristinare il diritto di parola, di stampa, di opinione, e porre tutti i cittadini come uguali davanti alla legge e così via. Il secondo livello era un livello un po' più segreto, esoterico, e quelli che sapevano che i veri obiettivi erano di tipo democratico: si voleva il suffragio universale, garantire che tutti potessero esercitare il diritto di voto, non solo i più ricchi o i più colti, ma tutti. E il terzo livello era quello super segreto, in cui, diciamo, che aveva obiettivi di carattere comunistico, cioè quello di realizzare una forma di eguaglianza non solo civile, liberali, non solo politica, democratici, ma anche sociale ed economica, socialisti e comunisti. Quindi questo era l'obiettivo dei sublimi maestri perfetti. Tutte queste associazioni, sia quelli che avevano obiettivi più confusi, sia quelli che avevano obiettivi più definiti a livello intellettuale, non ebbero grandi risultati perché erano troppo segrete, troppo, diciamo così, limitate a un numero non molto grande di adepti e operavano in maniera inefficace. Ciò si rivelò chiaramente nei primi cosiddetti moti, che ancora noi chiamiamo risorgimentali, ma non avevano ancora chiari obiettivi di tipo risorgimentale, cioè non avevano di mira l'unificazione del paese, la liberazione dell'Italia, degli austriaci in generale, e che sono quelli degli anni 20. In Italia questi moti scaturirono prima nel Regno di Napoli, poi nel resto d'Italia, sulla scorta di moti che si erano sviluppati in Spagna nel gennaio del 20. E cosa era successo in Spagna? Spagna, in cui era stata restaurata, come negli altri paesi, la monarchia dei Borboni. In Spagna c'è stato un pronunciamento di alcuni militari di stanza a Cadice che sarebbero dovuti andare a sedare una rivoluzione che stava scoppiando nelle colonie americane degli spagnoli, dell'Africa, dell'America Latina. Questi militari si rifiutarono di seguire quest'ordine e invece di andare a sedare la rivoluzione dei loro colleghi latinoamericani, cioè degli spagnoli delle Americhe, costrinsero il re a concedere la Costituzione in Spagna, cioè ad aprire ad istituzioni di tipo più liberale in Spagna. Piccola osservazione: cosa stava succedendo nelle Americhe? Durante la Rivoluzione francese, Napoleone, in Sud America, come sapete, in America anche centrale, c'erano i domini spagnoli dai tempi dei conquistadores, degli encomenderos che abbiamo studiato. Bene, questi domini spagnoli durante la Rivoluzione francese rimasero formalmente sotto il dominio della Spagna, che però ricorderete in Spagna cosa era successo. Era subentrato come re di Spagna un uomo della cerchia di Napoleone. Quindi questi militari, diciamo governatori spagnoli delle Americhe, erano un po' incerti se dovessero seguire o meno le indicazioni provenienti dal nuovo re di Spagna imposto Napoleone. Molti ci rifiutarono, rimasero idealmente fedeli ai Borboni, cominciando quindi una forma di autogoverno, perché non accettavano più le indicazioni dal nuovo re usurpatore imposto Napoleone. Quando però tornò re di Spagna vero e proprio, abituatisi ormai ad autogovernarsi, furono abbastanza refrattari a ritornare sotto, diciamo, l'egida del sovrano pur legittimo spagnolo. Insomma, per farla breve, come avevano già fatto qualche decennio prima i loro colleghi americani del nord, cioè
gli americani di lingua inglese, no? Che si erano ribellati alla madrepatria inglese con la famosa guerra di indipendenza americana, così anche i creoli, cioè la classe dirigente bianca spagnola delle Americhe del centro e del sud, fecero qualcosa di molto simile, imitando gli Stati Uniti, decisero per l'autodeterminazione. Dagli anni 10 agli anni 20, 30 del 1800, sotto la guida di Simón Bolívar e di altri carismatici leader, nacque l'attuale America Latina, cioè tanti paesi, dalla Colombia all'Ecuador e via discorrendo, che si resero indipendenti dalla Spagna. Questo non lo approfondiamo, vi segnalo che accade questo in seguito alle vicende della Rivoluzione francese e della Restaurazione nelle Americhe. E tra l'altro questi paesi si dettero costituzioni molto liberali, simili a quella americana, con un occhio anche a quello che era accaduto in Francia. In Spagna, quindi, sul modello anche di quello che stava accadendo nelle Americhe, si realizzò una riforma costituzionale. Venne ripresa la Costituzione che era stata concessa a Cadice nel 1812 durante, diciamo, l'occupazione napoleonica, cioè che era stata promessa dai re Borboni agli spagnoli in cambio della lotta contro Napoleone. Però nel 15 i Borboni rifiutarono di adottare questa Costituzione. Ecco che quindi nel 20 di nuovo i militari pretesero che la Costituzione che era stata promessa a Cadice venisse realizzata. Che Costituzione era? Una Costituzione molto restrittiva, che concedeva un diritto di voto limitato ai cittadini più abbienti, che potevano andare a comporre le Cortes, cioè un Parlamento di rappresentanti del popolo così eletto, quindi estremamente limitato, che però avevano potere di consultivo e in qualche modo anche legislativo, ma non di un vero e proprio potere politico, perché il re poteva continuare a nominare i suoi ministri senza che non necessariamente dovevano ricevere la fiducia del Parlamento. Una forma, insomma, di costituzione moderata, però aperta alle istanze liberali, in cui i diritti fondamentali, almeno civili, erano garantiti a tutti i cittadini. Parliamo sempre dei maschi maggiorenni. Questa fu diciamo, la rivoluzione in Spagna. Notate che già nel 15, 14, 15, in Francia già esisteva una Costituzione concessa benignamente da Luigi XVIII di tipo liberale, sempre con queste caratteristiche: solo pochi avevano diritto di voto e questi andavano a raccogliersi nell'assemblea e potevano fare le leggi, ma non erano tenuti a dare la fiducia al governo, che era di nomina regia. Quindi costituzioni molto moderate, in cui però i diritti fondamentali già garantiti dal codice napoleonico erano mantenuti in vita, in essere. Quindi in Gran Bretagna, già dai tempi della rivoluzione del 600, in Francia con questa formula di compromesso, e adesso in Spagna. Quindi tutta l'Europa occidentale comincia ad orientarsi verso istituzioni di tipo liberale, anche se molto moderate. Ma tutto ciò non piacque per nulla a Prussia, Austria e Russia, che non volevano in nessun modo che si riproducessero forme di governo di tipo liberale. Tuttavia, la repressione della rivoluzione in Spagna non avvenne immediatamente, perché l'Inghilterra, che aveva già istituzioni liberali, non era d'accordo nell'intervento militare contro la Spagna. Ricordiamo una cosa: durante l'epoca napoleonica furono concesse due costituzioni, una a Cadice nel 1812 e una a Palermo, sempre nello stesso anno, diciamo abbastanza liberali, con queste caratteristiche moderate, sotto la pressione degli inglesi, che nel combattere Napoleone avevano invitato però i loro alleati a non essere del tutto ostili a riforme di tipo liberale, che potevano essere viste anche in funzione antinapoleonica, perché Napoleone alla fine era un despota, per cui promettere qualche apertura ai ceti più abbienti dei diversi stati, come diciamo, per indurli a combattere, no, il dominio napoleonico, poteva essere visto in qualcosa di positivo. Per cui anche nella Restaurazione c'è questa ambiguità: si vuole tornare al Medioevo, però non si è completamente ostili a forme caute di apertura, istituzioni liberali, proprio quelle che Napoleone invece non aveva in qualche modo accettato. Parliamo di due costituzioni simbolo, quella di Cadice del 12 e quella della Sicilia, sempre del 12. Bene, questo moto spagnolo fu costituì un modello per Napoli. Anche a Napoli, nell'estate, diciamo, dello stesso anno, si sviluppò un moto per pretendere che la Costituzione
di Cadice, quella stessa che era stata adottata in Spagna, venisse adottata anche a Napoli. Naturalmente a Napoli c'è un altro ramo della famiglia dei Borboni e quindi i rapporti tra Napoli e la Spagna erano molto vivi. E quindi i patrioti, chiamiamoli così, i spagnoli, liberali, meglio, i napoletani, chiesero questa Costituzione. Come vedete, non c'era nessuna idea di unificazione nazionale, anzi, c'era un'idea di rafforzamento dello Stato napoletano. Quando in Sicilia i siciliani pretesero a loro volta di riavere la loro autonomia, e quindi spaccare il regno delle due Sicilie in due regni distinti e ritornare ad avere la Costituzione che era stata promessa dagli inglesi e ricevuta dagli siciliani nel 1812, a quel punto Guglielmo Pepe, generale napoletano, intervenne per reprimere il moto separatista siciliano, cioè lo Stato liberale di Napoli, neonato con la rivoluzione dell'estate, represse il moto indipendentista siciliano. Questo per farvi capire che non c'era questa grande sensibilità, questa grande attenzione alle esigenze dei vari popoli che costituivano l'Italia. Questo fu l'evento di Napoli. Il regno, questa nuova condizione di Napoli durò circa un anno e ispirò un analogo tentativo rivoluzionario nel nord, in particolare nel Milanese, dove gli austriaci in una prima fase non avevano adottato forme di censura molto severe e quindi dei patrioti che si raccoglievano intorno alla rivista Il Conciliatore, con Falonieri, Silvio Pellico e altri, avevano pensato di chiedere, anche in una forma non violenta, al viceré austriaco di concedere maggiore libertà di stampa, di parole, maggiori poteri agli organismi consultivi dove erano rappresentati gli italiani, no? Mentre tutta la burocrazia e diciamo, l'amministrazione governativa era in realtà in mano ai tedeschi e agli austriaci. Bene, questo fu, diciamo, fu questo il desiderio dei patrioti. Tuttavia, a un certo punto subentrò, sulla spinta della società segrete, anche un desiderio di vera e propria emancipazione dagli austriaci, che doveva essere promosso dal Piemonte. Qui diciamo, si inseriscono il tentativo, no? Diciamo, un primo tentativo non di unificazione nazionale, ma di liberazione dell'Italia del Nord, degli austriaci, diciamo così, che è quello a cui guardava Manzoni nella famosa Ode marzo 1821. Quali sono, diciamo così, i presupposti per cui Manzoni scrisse questa Ode? In Piemonte, nel regno di Sardegna, è stato restaurato il regime dei Savoia, in particolare era ritornato sul trono Vittorio Emanuele I di Savoia, un sovrano estremamente conservatore che, rispetto anche agli altri stati italiani ed europei, aveva adottato una politica molto più razionaria, restituendo alla Chiesa moltissimi privilegi e anche accarezzando l'idea di ripristinare certi privilegi della nobiltà. Quindi voleva proprio tornare indietro, quindi un regime estremamente retrivo. Contro questo regime si stavano organizzando diverse attentati, diversi tentativi insurrezionali ad opera di vari esponenti della Carboneria, tra cui anche il giovane Giuseppe Mazzini, che in quella fase storica militava tra i Carbonari. Bene, a un certo punto si riuscì a convincere, si generò un moto insurrezionale, Vittorio Emanuele I abdicò a favore del fratello Carlo Felice, che però non si trovava nel Piemonte, e la reggenza fu affidata a Carlo Alberto, che invece sembrò in una prima fase essere simpatizzante dei liberali. A questo punto si creò un governo provvisorio di ispirazione liberale che non si limitò a imporre queste riforme a Piemonte, ma aveva come obiettivo quello di scatenare una guerra contro l'Austria per liberare, diciamo così, la Lombardia. Quindi una prima idea di quello che sarebbe stato poi effettivamente il processo di unificazione nazionale che vedremo si realizzerà però solo nella seconda metà dell'Ottocento. Ma tutto ciò, questo embrionale tentativo di emancipazione politica dell'Italia settentrionale, di liberazione almeno della Lombardia dagli austriaci, fallì perché i congiurati lombardi furono arrestati e catturati e i moti piemontesi vennero soffocati dal ritorno di Carlo Felice che non riconobbe quanto aveva fatto Carlo Alberto, lo costrinse a lasciare il trono e represse insomma il moto. Quindi il moto venne soffocato sul nascere, non ci fu affatto
ciò che Manzoni sognava, cioè il superamento del Ticino da parte dei fanti piemontesi per liberare la Lombardia, era solo un sogno che si realizzò molti anni dopo soltanto, e tutto ciò portò nient'altro che un aumento della repressione poliziesca nel Lombardo-Veneto, la limitazione ulteriore della libertà di stampa, un'ulteriore repressione in Piemonte, misure repressive anche in Toscana, dove invece erano state mantenute in vita istituzioni liberali. Insomma, questi primi moti non ebbero grandi risultati. Quello di Napoli fu represso in questi stessi mesi, cioè nella primavera del 21, ad opera delle truppe austriache, che accolsero la richiesta del re Ferdinando I di Borbone, del re delle due Sicilie, effettuata a Lubiana appunto nel 21, di aiutarlo a ripristinare lo Stato assoluto cancellando la Costituzione di Calice che gli stesso aveva concesso. Qui il Regno di Napoli. In Napoli avvenne una repressione. Notate che gli inglesi aspettavano che fosse lo stesso re di Napoli a chiedere l'intervento, perché non erano favorevoli a che il principio di intervento avvenisse contro la volontà dei sovrani restaurati. Ma nel momento in cui uno di questi chiedeva un aiuto alle potenze della restaurazione, Austria, Russia e Prussia, unite nella Santa Alleanza, ecco che gli inglesi accettarono che la repressione potesse venire effettuata, e così fu. Molti patrioti furono giustiziati, insomma, quanto si può immaginare. Qualche anno dopo, 2 anni dopo per la precisione, avvenne la stessa cosa in Spagna. Nonostante il fatto che la Costituzione di Cadice fosse estremamente moderata e che gli spagnoli avessero adottato istituzioni non molto diverse da quelle che erano già in vigore in Francia, in Gran Bretagna e che si stavano realizzando anche nell'America Latina, nonostante tutto questo, ci fu la repressione ad opera dei francesi, i quali volevano dimostrare ai loro amici, diciamo così, austriaci e prussiani, che erano ben intenzionati a mantenere l'ordine europeo della restaurazione e non volevano assolutamente più ritornare a imitare, a seguire le orme dell'illuminismo e della rivoluzione. Quindi furono proprio i francesi a tornare in Spagna, come aveva fatto Napoleone, ma non per imporre istituzioni più liberali, più illuminate, bensì per reprimere quelle che c'erano. Qui i moti del 20 fallirono. Questo portò a una serie di riflessioni, in particolare in Italia, perché ci si accorse che questi modi di realizzare tentativi, questo tentativo di realizzare istituzioni più liberali non aveva portato ad alcunché. Prima di parlare di queste riflessioni, possiamo anche parlare di un ulteriore tentativo che fu realizzato negli anni 30. Negli anni 30 l'esca di questi moti non fu più la Spagna, ma fu la Francia. Nel luglio del 30, 1830, ci fu la rivoluzione in Francia, e dovuta al fatto che il successore di re Luigi XVIII, cioè Carlo X, aveva adottato una politica ultra-reazionaria, sostenendo i gruppi ultra-reazionari dell'Assemblea legislativa francese, cioè si voleva tornare a una situazione precedente, diciamo, il codice napoleonico, attraverso l'invitazione alla libertà di stampa, privilegi concessi all'aristocrazia, al clero e così via. E di fronte a questo tentativo ultrareazionario, la borghesia più illuminata francese, liberale, favorì un moto che fu anche poi di popolo, che portò alla caduta della monarchia dei Borbone, almeno di quel ramo, il ramo di Luigi XVI, XVIII e di Carlo X, e portò, che fu costretto ad abdicare, alla nascita di una nuova forma di monarchia, una monarchia diciamo di tipo nuovo, insediando sul trono Luigi Filippo d'Orléans, che era imparentato con i Borboni, ma apparteneva a un ramo collaterale. Era figlio di quel Filippo Égalité che si era battuto a favore della rivoluzione francese, anche se poi finì giustiziato durante l'età del terrore. Quindi un re con simpatie liberali, che si vestiva in maniera borghese, no? Non più con l'ermellino della tradizione della tradizione borbonica, e un re che fu chiamato re dei francesi, non re di Francia, che mantenne in realtà la Costituzione di luglio, scusate, del, sì, del, del, dell'aprile-maggio del 15, Costituzione quella concessa da Luigi XVIII, ma con delle modifiche in senso liberale. Ad esempio, fu allargato il diritto di voto, non si fu tolta la premessa in cui era detto che la Costituzione era stata concessa, per cui i diritti apparivano essere diritti naturali dovuti ai cittadini e non concessi dal sovrano. Insomma, piccole modifiche per segnare
che c'era stato un passaggio culturale, concettuale. La stessa bandiera cambiò, fu adottato il tricolore, simbolo molto interessante, simbolo della rivoluzione. Quindi la Francia, in Francia si instaurò una monarchia effettivamente pienamente costituzionale, con un controllo maggiore da parte del Parlamento sul modello inglese, senza che le potenze della Restaurazione intervenissero. Di lì a poco la stessa cosa si realizzò in Belgio e la Francia si impegnò perché nessuno intervenisse perché il Belgio, che si era reso indipendente dall'Olanda, cambiasse le proprie istituzioni liberali. E si tentò una cosa del genere in Polonia, ma i francesi non intervennero. No? I russi repressero la rivolta polacca e la famosa frase pronunciata dal nuovo re di Francia, Luigi Filippo di Borbone, fu: "Il l'ordine regna a Varsavia", a indicare che la Francia non intendeva impegnarsi in prima persona per difendere le rivendicazioni dei popoli alla loro indipendenza. Con gli anni 30 comincia che cosa? I moti sono sempre di tipo liberale, si svolgono in Francia, in Belgio, ma cominciano ad avere anche una connotazione di tipo nazionale o patriottico. In Polonia la cosa è ben evidente perché la Polonia era stata smembrata nel 700, era stata ricostituita da Napoleone, ma di nuovo era stata assoggettata alla Russia dopo la Restaurazione. Aveva mantenuto una certa autonomia, ma dopo questi moti degli anni 30, che videro tra i loro protagonisti anche il famoso musicista Frédéric Chopin, bene, dopo questi moti la Polonia fu cancellata completamente. Si tentò la russificazione della Polonia e la nazione polacca subì un'ulteriore dura repressione. Per cui cominciò in Europa, sulla scorta del romanticismo, sempre più a diffondersi l'idea che la libertà rivendicata dai liberali, la libertà di tipo individuale, dovesse essere in qualche modo associata a forme di libertà di carattere nazionale, cioè non si poteva avere libertà per i privati, per i singoli, per gli individui, se non si aveva la libertà anche delle nazioni, dei popoli a cui questi individui appartenevano. Questa è un'idea romantica che fu in qualche modo si sviluppò nei paesi dove queste minoranze linguistiche ed etniche erano particolarmente represse. In Polonia, nei paesi sotto il dominio asburgico dell'Europa centrale e in Italia soprattutto, perché in Francia e Spagna era meno viva questa esigenza di autodeterminazione dei popoli, perché di fatto già la Spagna e la Francia corrispondevano ai rispettivi popoli. Se facciamo eccezione per il discorso della Catalogna, ma è un discorso che non ci riguarda adesso. In Italia, e quindi questi moti, prima in Francia, poi in Polonia, eccetera, suscitò, come dire, ispirò di nuovo le organizzazioni carbonare, delle società segrete e diciamo, fu indotte a tentare anche in questo contesto un nuovo tentativo insurrezionale che si realizzò a Modena, dove, come ricorderete, c'era appunto Ferdinando IV, scusate, Francesco IV d'Este, d'Asburgo Este, il che in un primo tempo sembrava appoggiare questi moti perché semplicemente voleva estendere i suoi domini al resto dell'Emilia, ma che poi tradì i rivoluzionari e li fece arrestare. I moti esplosero lo stesso, ci fu un tentativo di espanderli a Parma e a Bologna, ma i rivoluzionari delle varie cosiddette legazioni pontificie e dei due ducati di Parma e di Modena non riuscirono a collegarsi molto bene, quindi i moti furono rapidamente repressi sempre dagli austriaci. Quindi questo per dire cosa? Che anche quest'ultima fiammata di rivoluzione ispirata da queste associazioni carbonare di ispirazione liberale con obiettivi abbastanza confusi, fallirono, così come erano falliti in Polonia. Ecco dunque che negli anni 30 che cosa possiamo dire? Che si realizzarono dei moti in Francia, in Belgio, poi anche in Spagna e in Portogallo negli anni successivi di successo, e tutta l'Europa occidentale, quindi Gran Bretagna, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo, acquisirono solide diciamo, costituzioni tipo liberale. L'ordine del Congresso di Vienna era già fortemente incrinato, ma nell'Europa centrale e meridionale continuava a regnare, diciamo così, l'assolutismo fondamentalmente. Un'eccezione, va detto, riguardava la Grecia, non ve ne ho accennato, già negli anni 20 la Grecia aveva promosso un movimento contro il dominio ottomano che negli anni a fine anni 20, quindi nel 29 in particolare, si risolse dopo massacri da bambole e parti, con la costruzione di un nuovo regno, il regno di Grecia, che fu però, attenzione, fu costretto ad accettare una forma di monarchia assoluta sotto una dinastia tedesca e che si realizzò soprattutto per l'intervento delle potenze
della restaurazione, che invece di opporsi a questo moto lo favorirono. Ma per quale motivo? Perché i greci erano cristiani e quindi combattevano contro i musulmani turchi. Perciò fu, come posso dire, non fu molto difficile, in particolare per la Russia ortodossa, ma poi anche per l'Austria cattolica e la Gran Bretagna anglicana, sostenere i greci in quanto cristiani contro i turchi. Quindi fu un moto di successo, ma perché non fu un moto che mise in discussione la restaurazione in Europa, metteva solo in discussione il dominio ottomano nei Balcani, quindi un moto di tipo diverso. Inoltre, il fatto che dei greci combattessero la loro libertà ispirò molti intellettuali, tra cui per esempio il famoso poeta Byron e molti altri, Santore di Santa Rosa, no? Che aveva combattuto prima in Piemonte, perché si vedeva un po' il ritorno dell'antica Grecia, della civiltà, di questa antica civiltà che aveva dato la filosofia, l'arte, la cultura a tutto il mondo, a tutta l'Europa, si vedeva come se questa Grecia volesse ritornare, no? A noi. Quindi sostenere i greci voleva dire un po' romanticamente sostenere così un ritorno alle radici della civiltà occidentale, per cui c'era questo motivo filoellenico e un motivo filo ortodosso, no, da parte soprattutto dei russi per sostenere la rivolta dei cristiani contro i musulmani. Quindi questo moto ebbe successo, ma per altre ragioni. In Europa l'ordine dell'assolutismo continuava a regnare nell'Europa centrale e meridionale. E ciò porta all'ultimo argomento di questa serie di video lezioni legate alle premesse del Risorgimento. Savarino nella chiesa, ara scusa, per cercare conquista, a libertà, almeno riparla, riscreva, ripartecipa. I carbonara vogliono l'indipendenza, ma non sta sotto schiaffo di un re. Caso vogliono arricchimento, mentre la vita potono morire. No vera, no nova, morta colpa, rifugia. No vera, no nova, faccio murare fontanella. E a Calvella si ricordano tutto quanto. Capa stessa, capa tosta, ne vuoi erba, chi ho 50.